Seconda giornata del G7 a Pescara. Dopo il fuori programma di questa mattina e la visita del vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani al liceo Guglielmo Marconi, oggi c'è un ulteriore momento importante, il messaggio di Papa Francesco, ma per tutti i particolari ci colleghiamo in diretta con Luca Pompei. Buon pomeriggio Luca, ti vedo in compagnia del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, la linea a te. Sì, Gigliola, eccoci qui dal Media Center al Teatro Flaiano di Pescara. Dicevi bene, i due momenti più significativi certamente quello di ieri con la visita delle delegazioni di Libano, Palestina e Israele, e quello di oggi pomeriggio, l'atteso messaggio di Papa Francesco al G7 di Pescara. G7 che continua, oggi siamo nel vivo, si affrontano i temi più importanti, la cooperazione internazionale, temi per lo sviluppo nei paesi africani, non più neocolonialismo, sfruttamento, ma grazie al piano Mattei la possibilità di realizzare rapporti di collaborazione con quei paesi. Noi approfittiamo anche della gradita visita qui al Media Center del Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Prima ne parlavamo, al momento certamente il momento più significativo quello di ieri, no? Presidente. Sì, io voglio anche ringraziare Rete 8 per l'aiuto che ci staranno a documentare a tutti i telespettatori che saluto, quello che sta avvenendo in questi giorni a Pescara in Abruzzo, perché alcuni passaggi per me hanno il livello della storicità. Ieri in un solo giorno, in uno stesso posto e per un solo scopo, cioè quello di aiutare chi non ha responsabilità dirette nel conflitto medio orientale, si sono alternati dignitari e uomini di governo del Libano, dell'autorità palestinese e di Israele. Questo è un fatto già di per sé storico. Se poi il contenuto dell'accordo che è stato firmato, addirittura che cita anche il nome della città di Pescara, spirito di Pescara, è quello di portare tonnellate e tonnellate di aiuti di cibo che partiranno dal porto di Genova per arrivare nelle case distrutte di Gaza, credo che abbia già di per sé un ruolo di evidenza storica. E oggi, come ricordava, ci sarà questo importante incontro sulla cooperazione industriale, non solo con la presenza di tante opere missionarie di grande valore, ma anche come invito alle delegazioni dell'Unione Africana a diventare essi stessi paesi industriali e non solo paesi sfruttati per la coltivazione in particolare del caffè. Tutti questi temi sono molto importanti ed è un orgoglio, penso, di tutta la regione, di tutti gli abruzzesi che si tengano a Pescara, comunque resteranno nella storia della politica italiana, europea ed internazionale. Ecco, se si fa eccezione dello storico G8 del 2009, l'allora Presidente del Consiglio volle trasferire dalla Maddalena all'Aquila, martoriata dal terremoto, con la presenza dei capi di Stato di tutto il mondo, resta questo G7 di Pescara l'evento più importante in assoluto nella storia degli ultimi 20 anni della nostra regione. Ecco, l'Abruzzo e Pescara hanno saputo rispondere a dovere. Sì, il G8 allora dei capi di governo che volle Berlusconi dalla Maddalena all'Aquila resterà nella storia della politica mondiale in questo caso. Questo G7 è un G7 dei ministri degli esteri sulla cooperazione che assume altresì un valore storico proprio per il momento in cui lo si tiene, con i conflitti in Medio Oriente e nel cuore dell'Europa, con il conflitto russo-ucraino. È chiaro che l'Italia si pone sempre come il paese che cerca soluzioni, cerca condivisione, cerca dialogo, parla contestualmente, come abbiamo ricordato, con il Libano, con l'autorità palestinese e con Israele, con eguale amicizia. Il fatto che si tenga a Pescara lo dobbiamo ovviamente al vice premier e vicepresidente del Consiglio dei Ministri Tajani, ministro degli esteri, che ringraziamo. Evidentemente l'Abruzzo è anche una regione che riesce a farsi volere bene da chi conta in questa nazione, e poi
Pescara, devo dire, sta facendo una grande bella figura per gli spazi che ha messo a disposizione, per il decoro degli stessi, per l'accoglienza, per come è come città. Credo che i cittadini che hanno avuto ieri ed oggi avranno qualche difficoltà, qualche disagio, comprenderanno che però in tutto il mondo si sta parlando di questo accordo Food for Gaza e che questo reca a fianco il nome di Pescara. Grazie, ringraziamo il presidente Lorenzo Sospiro, ringraziamo doppiamente perché è venuto a trovarci per questo collegamento al TG. Allora Gigliola, passiamo ai contributi veramente veloci. Facevi riferimento alla visita a sorpresa del vice premier Tajani questa mattina al liceo statale Guglielmo Marconi di Pescara. Io e l'operatore Diego Martelli ovviamente eravamo presenti e abbiamo registrato alcuni contributi a partire proprio dal vice premier Antonio Tajani. Io sono un ex studente, un po' in ritardo, però a parte gli scherzi, no? È bene parlare con i ragazzi, confrontarsi, i giovani devono avere sempre la nostra considerazione, guai a non considerarli, guai a non ascoltarli, e non si può sempre dire che quello che dicono i giovani sono sciocchezze, perché ecco, avere una sorta di complesso di superiorità. Bisogna ascoltarli, bisogna far conoscere loro le nostre esperienze. Però sono delle persone che stanno concludendo la loro formazione ed è bene sostenerli e dimostrare loro grande attenzione. Abbiamo visitato ieri sera, inaugurato con il ministro Abodi, dove abbiamo anche parlato dello sport come strumento di integrazione, strumento di dialogo, strumento di pace. Ci hanno accompagnato alcuni studenti per spiegare cos'era questa sorta di mostra interattiva voluta dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale. Avere avuto delle guide giovani certamente è utile e mi auguro che tanti studenti di Pescara, tanti giovani e naturalmente anche tanti adulti possano visitare per capire cosa si può fare e cosa è giusto fare. Luca, quindi poi hai sentito anche la dirigente scolastica, la professoressa Giovanna Ferrante. Sì, ovviamente, tra l'altro il ministro Tajani si riferiva proprio a questo invito inusuale di uno studente del liceo Marconi che aveva chiesto alla preside proprio di invitare il ministro ha accolto subito l'invito e dunque la gratitudine della dirigente Giovanna Ferrante insieme all'assessore comunale della pubblica istruzione Valeria Toppetti, due brevi dichiarazioni anche da parte loro. Abbiamo avuto questa idea in un mondo di violenza di educare alla pace attraverso il dialogo, la condivisione e soprattutto la cooperazione. Quindi la visita del signor Ministro non ha fatto altro che dare un grande tocco alla nostra comunità educante e a tutte le scuole pescaresi che oggi sono venute da noi nella persona delle loro dirigenti a condividere questo momento di gioia. È stato veramente molto emozionante ascoltare il Ministro che in poche parole ha riportato ai ragazzi, quindi nel cuore pulsante del luogo dove si formano le coscienze e le persone, i grandi temi del G7 e i grandi temi dello sviluppo sostenibile, quindi il contrasto alla povertà, quella vera, quella da 1,08 euro al giorno per vivere, 32 euro al mese, il contrasto alle grandi disuguaglianze, il contrasto ai cambiamenti climatici e il grande, grandissimo obiettivo della pace internazionale. È stato bello ascoltare soprattutto l'umanità del ministro che ha parlato agli studenti proprio da uomo, da padre, da nonno, dando loro una grande spinta emotiva a credere in un obiettivo, in un sogno. Quindi oggi questo incontro del ministro qui con gli studenti e la comunità educante del liceo Marconi sì, è simbolicamente l'incontro del ministro con tutta la scuola della città, tutto il mondo della pubblica istruzione della città di Pescara, quindi un grandissimo onore. Dunque Luca, quindi adesso tutti proiettati verso l'evento di oggi pomeriggio in prefettura Pescara e il messaggio di Papa Francesco.
Eh sì, sarà proprio in apertura il dottor Davide Dionisi, inviato speciale, che leggerà appunto il messaggio che Papa Francesco ha voluto lasciare proprio per il G7 di Pescara in apertura dei lavori. Poi alla presenza di illustri relatori andrà avanti l'incontro, al termine il punto stampa con il ministro Tajani, il concerto della banda dell'arma dell'aeronautica militare al Teatro Massimo e la famosa cena di gala alla sala consigliare del Comune di Pescara, ovviamente quella off limit per quanto riguarda la stampa. Noi ci sentiremo comunque per il TG8 delle 19:30 anche per fare un bilancio di quanto accadrà nel pomeriggio. A te, Gigliola.